Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. A Sanremo non vuole far conoscere soltanto la sua canzone, ma anche la sua storia. Ed è qui con noi nella nostra postazione a Radio Bruno. Gammon, benvenuto. Grazie, grazie. Come va? Beh, bene, ma più che altro te come stai? Come è andata questa prima serata sul palco dell'Ariston? Benissimo, benissimo. Guarda, a parte insomma l'attesa lunghissima, perché poi alla fine sono spuntato sul palco a 00:10, però in realtà è andata molto bene. Io avevo proprio una energia, emozione positiva, di felicità, quindi è andata molto bene. Tra l'altro sul palco dell'Ariston ci sei stato proprio l'anno scorso, no? Vero, che hai duettato con Roy Paci e Diodato, quindi è un palco che un po' conosci. Sì, sì, diciamo che ho testato l'acqua l'anno scorso, no? Ho visto se era fredda, se potevo fare il bagno. Però sai, ti aiuta a prendere un po' le misure proprio con la gestione di una serata importante come la prima del festival. Ero sicuramente magari meno emozionato di qualcun altro che era all'esordio. Ah, ecco, infatti, dietro le quinte, che aria si respira? Allora, cioè, tra di noi, insomma, ragazzi, devo dire la verità che l'atmosfera è molto positiva. Ho proprio trovato grande collaborazione, anche se magari abbiamo strade magari proprio estremamente diverse, però c'erano bei sorrisi distesi, si chiacchiera. Però qualcuno è più teso, qualcuno di meno. Ci sta. È sempre così. Così, certo. Parliamo invece del tuo testo, Rose e Viola, una storia d'amore raccontata però dal punto di vista di una donna. Un testo che avresti voluto donare a una cantante, invece poi alla fine te lo sei sentito talmente tuo, questo testo, vero, che hai detto no, lo voglio cantare io. Ma sai, sì, si fa sempre riferimento alle proprie suggestioni personali e uno parla sempre dal suo punto di vista di uomo, di maschio, però poi la sfida è anche saper, come dire, rappresentare anche altre personalità. E quindi ho pensato che fosse la cosa sicuramente più divertente da provare a fare, perché poi per un uomo le donne sono sempre un enigma itinerante. Quindi non soffriamo in maniera differente dagli uomini, anzi, meno male, qualcuno che lo racconta. Bravo. Se invece dopo il festival uscirà un nuovo album, Mezzanotte? No, Mezzanotte uscirà un vinile adesso. Un vinile, tra l'altro, vinile. So che sei molto legato, insomma, al disco proprio. Sì, sì, sono un po' a vecchio stampo da questo punto di vista, però l'oggetto fisico, secondo me, che valorizzi pure il brano e che resti come ricordo, penso sia una cosa molto bella. Uscirà un bel vinile Viola, tra l'altro, celebrativo di questo brano e della versione che poi facciamo al venerdì con Diodato, perché ricambio il favore quest'anno a Diodato e i Calibro 35. Ecco, a proposito, venerdì è serata dei duetti, avete preparato qualcosa in particolare? Ci puoi raccontare qualcosa in anteprima o no? Posso raccontare tutto, ma ti posso dire che, siccome Diodato, insomma, un po' lo conoscete perché è passato già due volte al festival e lo conoscete come artista. I Calibro 35 invece sono un gruppo magari non tanto conosciuto dalla grande platea, ma gruppo strumentale italiano, fortissimo. Molto conosciuti anche all'estero, soprattutto dagli appassionati di musica, e abbiamo quasi fatto una parte 2 del mio brano, cioè l'abbiamo rivisitato in una maniera completamente diversa, pur lasciando la canzone più o meno com'è. Sembra una colonna sonora di un film di Morricone, può sembrare proprio tutt'altro rispetto al brano, per far capire anche che la canzone è un corpo e il genere musicale è un vestito, quindi abbiamo cambiato abito. Quindi ci aspettiamo qualche novità venerdì sera. Senti, una curiosità, vedo che hai delle scarpe da ginnastica bellissime, ma so che hai una collezione tu, hai proprio molto la ampia passione delle scarpe. Molto che più per ampia le donne questa passione per le scarpe, invece tu. No, sulle scarpe da ginnastica invece conosco tanti 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 maschi invasati come me. Però è una passione, insomma, ho collezionato essendo appassionato di basket, ma poi anche in realtà la moda mi piace, ho sempre seguito, quindi la collezione piano piano è cresciuta e cresciuta e cresciuta. Ora niente, sto comprando una casa dove andare a vivere, perché le scarpe non. Sto scherzando, però insomma ma ci guarda, siamo vicini. Ma guarda, io potrei essere anche d'accordo con te, quindi ti posso capire. Stiamo andando vicini. Senti, come ti sei preparato appunto per la prima serata e come ti preparerai per le prossime? Sei uno scaramantico o no? No, guarda, poco, il giusto, diciamo, c'è giusto un rituale che non si può dire perché è una cosa tra me e mia nonna e ovviamente se poi lo svelo non funziona più. Però per il resto mi sono preparato con
tanta, io dico, tanta tranquillità. E la tranquillità viene quando si fa anche un percorso lungo di gavetta che ti fa arrivare su palchi importanti come questi, ti fa dire: ho lavorato anche per fare questa cosa bene, posso, ce la posso fare, ed è quello che ti fa riuscire poi. Senti, appena sceso dal palco, chi hai chiamato? Fidanzata, mamma e papà, era proprio d'obbligo, insomma, non si poteva fare diversamente, perché altrimenti mi avrebbero ammazzato, mi avrebbero disconosciuto, però insomma erano tutti quanti estremamente contenti. Poi loro da casa vivono, comunque io ne vivo la dimensione di gioia, ma anche quella lavorativa, ci sono anche un po' abituato. Loro invece alla TV avrà fatto comunque impressione, ecco. E beh, il palco dell'Harrison fa sempre un certo effetto. Sì. Grazie Gaemon per essere stato grazie con noi e ti chiedo un saluto agli amici di Radio Bruno. A tutti gli amici di Radio Bruno, un saluto da Gaemon, mi raccomando, ascoltate Rose e Viola e seguitemi durante il resto del festival. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.